pensare al nostro primo, ovviamente non è accordato dalla mia stanza, ma è capitato perché ai tempi ci trasmetteva i nomi dei nonni. Siccome i nomi maschi erano già tutti dei nipoti che erano lo stesso nome, loro hanno deciso di usare il nome della mamma, che si chiamava nonna, che si chiamava Giuseppino. Però diminutivi nel dialetto di Giuseppe, di notte, diminutivi, diminutivi, andiamo a fare piacere. E lei sentiva volentieri le commedie, perché c'era la televisione, le commedie per radio, di Giuseppino e di Giuseppe. Le è piaciuto Giuseppino, e quando mi lo faceva essere storpiato, e ha detto per tutti, poi si è fatto un po' la pazienza. Allora, mi servono le chiavi. Per questo inatteso e ambito riconoscimento, ringrazio apertamente la famiglia della Spesa, ringrazio le autorità presenti e tutti gli intervenuti della stessa ringrazio. Tantissimi amici, tante persone con cui ho collaborato. Porgo un caldo saluto anche a tutti i premiati con la pannoggia negli anni passati, che siano loro della nostra presenza. Voglio condividere il premio con molte persone che mi hanno aiutato nel lungo corso percorso per giungere qui. Inizio dai nonni e genitori. I nonni, sia paterni che materni, hanno fatto il passaggio, il lavoro di passaggio da lavoratore dipendente ad imprenditore agricolo. I genitori hanno premiato l'azienda. È sempre una crescita isolata, dove tutto girava intorno all'agricoltura e ha portato ad appassionarmi e investire, anche perché non ho mai visto niente. Mi ha dato modo di osservare il mio esempio. La ricetta proposta per superare le difficoltà è sempre stata una, lavorare di più e meglio. Avendo vissuto il passaggio dai cavalli al trattore, ho tenuto i primi e mi sono appassionato il secondo. Mio padre mi mandava a caricare il foraggio per le coppie usando un piccolo, vecchissimo trattore che staccava per il carro, mi prendeva in braccio e io ero orgoglioso di tenere il volante. Quando arrivava qualche meccanico, lo tormentavo per capire il funzionamento delle macchine e il modo per ripararle. Prestando il servizio militare in carne, lavorato nell'artiglieria da montagna con occhi soveggiati sui muri, ho rafforzato di molto la mia presenza per le quattro ruote e la mia innata diffidenza per i padroni. Confermato fortunatamente solo con il mio dito fratturato, altri competitori hanno avuto dei guai molto più importanti a trafficare il mondo. All'inizio degli anni 60, il riforma economico spostò molte persone dall'agricoltura alle fabbriche. Di conseguenza, gli operai e gli agricoli si diventarono ulteriormente sostituiti dalle macchine. Io ho precocemente imparato ad usare e nelle vacanze mi dedicavo ai lavori di campo. Dopo la maturità del liceo scientifico, sebbene sui giornali si scrivessero che le bistecche si potevano migliorare la padrona e che l'agricoltura doveva finire, mentre il giorno d'aria cantava, vieni, vieni in città, ti stai a fare campare, non lo canto dove solo recitare, per non rovinare il vostro regno. Se tu vuoi fare una vita, devi venire in città. Io invece mi sono iscritto all'Università di Scienze Grandi, ben felice di vivere in Campania. Ai tempi per laurearsi si doveva presentare una tesi e una tesina. Avevo scelto la tesi di una tesina sperimentale. Quindi il dottor Ivo mi mandava dal dottor Finassi, anno più d'oro, ricercatore del laboratorio per la ripetizione agricola, sito della stazione sperimentale di Graziani. Da lui ho imparato ad applicare con rigore il metodo scientifico. Tra noi è nata un'amicizia duratura, con una lunga collaborazione e ricerche. Proseguite fino ad ora anche nell'attività dell'Associazione del Reale Senza Grado di Cristalli, presieduto. Nessun ufficio lavorante per la Croce, per cui ho stretto la camera di amicizia. Purtroppo è scomparso prematuramente, non lo voglio ricordare, perché da lui ho preso qualche moto. Mia moglie Maria Teresa, presente, figlia di una associazione di Mignolo, quindi ben conscia dei limiti dell'agricoltura,